Un'ultima domanda. C'è anche chi, come l'ex vice sindaco Luca Bergamo, ex assessore alla cultura da poco rimosso dalla Raggi, c'è appunto chi chiede una moratoria delle polemiche, anche forse approfittando della parentesi che si sta per aprire, visto che possono essere rimandate le elezioni, probabilmente saranno rimandate ad ottobre. Ecco, appunto, una moratoria delle polemiche per aprire un tavolo di discussione il più ampio possibile per progettare insieme il futuro della città. Sei d'accordo? Accetteresti questa moratoria? No, è un'idea assolutamente condivisibile e i partiti tutti devono fare un passo di lato, che non significa sparire, ma significa affermare, riportare anche con franchezza dove si è sbagliato in questi anni, perché comunque quello che ci hanno consegnato gli ultimi 10-15 anni di politica in città è che chiunque, qualsiasi compagine politica, anche le più diverse, hanno affrontato delle difficoltà su Roma e spesso sono cadute su queste difficoltà. Quindi una parte politica che avvia una nuova fase costituente in cui si parte dagli errori e si parte anche dai risultati positivi che sono stati ottenuti molti in questa consiliatura, ma anche mi sento dire in parte in alcune consigliature passate. Sulla base di questo si porta avanti l'unità di città con la politica che accompagna, come dicevo prima, le tante esperienze e competenze che ci sono a Roma nella società civile, che non vedono l'ora di mettersi a disposizione per la propria città. Vanno liberate queste energie e la politica deve mettersi a disposizione.